Buongiorno Davide, una curiosità prima della news di oggi. Lo sapete cosa sono gli ELV, scritto ELVE, che poi è un acronimo che sta per una cosa lunghissima che possiamo tradurre come emissioni di luce a bassa frequenza da impulsi elettromagnetici. Sono una forma di sprite, non la bevanda frizzantina, ma una scarica elettromagnetica che si verifica sopra una nuvola temporalesca e che è ancora oggetto di studi. Bene, gli ELV sono una forma molto rara di questo fenomeno che genera un anello di luce rossa in cielo per qualche millisecondo. Quindi ieri un fotografo italiano di nome Walter Binotto ha scalato la homepage di Hacker News con una foto di un ELV catturato il 27 marzo sopra Ancona, un anello largo 359 km e all'altezza di circa 100 km nella ionosfera. Binotto ovviamente non era ad Ancona, ma 285 km più a nord. Ha registrato un video a 25 frame al secondo con una lente molto aperta e soprattutto ha usato una fotocamera senza il normale taglio della luce infrarossa, così ha potuto catturare un fenomeno che normalmente non sarebbe nello spettro visibile. Se siete su YouTube o Spotify, guardate in questo momento lo schermo con il video di questo episodio perché vi mostro l'immagine scattata da Binotto. Se invece state solo ascoltando in podcast, vi lascio il link in descrizione, quindi poi lo andate a vedere se vi interessa. E invece, nella notizia croccante di oggi, voglio parlarvi di una cosa che probabilmente non interessa a nessuno, ecco perché ho indorato la pillola con la foto carina di prima, ma comunque, no dai, in realtà forse a qualcuno potrà interessare sapere che Deno ha appena lanciato un template open source per servizi SaaS fatto con Fresh, che si chiama SaaSKit. Voi direte, chi se ne frega, l'ennesimo template per servizi SaaS tutti uguali, con l'header gigante, le feature, dicono di noi, pricing, il blog, vabbè. Ma a parte che a qualcuno potrebbe interessare avere uno strumento alternativo come questo qua per creare una landing page bella e performante per il proprio servizio, ma poi in realtà questo ci dà l'opportunità di parlare di Deno e Fresh, che comunque sono cose che dovrebbero stare nel bagaglio delle conoscenze di ogni web developer, quindi facciamo un bignamino di queste due tecnologie. Deno è stato creato da Ryan Dall, lo stesso autore di Node.js, nel 2018. Il suo obiettivo era di correggere alcuni problemi intrinseci di Node.js come la sicurezza, i moduli e le dipendenze. Deno quindi è un runtime JavaScript scritto in Rust, che è un linguaggio che garantisce alte prestazioni, type safety e soprattutto memory safety, e utilizza il motore V8 di Google, lo stesso che troviamo in Chrome e Node.js. Deno supporta sia JavaScript che TypeScript nativamente, senza bisogno di configurazioni o compilazioni, e offre anche una serie di strumenti integrati come un linter, un formatter, un test runner e la possibilità di creare binari eseguibili. Ma la caratteristica distintiva di Deno è il suo approccio alla sicurezza. A differenza di Node.js, Deno esegue il codice in una sandbox, ovvero un ambiente isolato che non ha accesso al file system, alla rete, all'esecuzione degli altri script o alle variabili d'ambiente. E questo significa che per eseguire uno script che necessita di queste risorse, dobbiamo esplicitamente concedere i permessi necessari. Ad esempio, se vogliamo scrivere un file su disco con Deno, dobbiamo usare il flag --- allow write quando lanciamo un comando deno run, e questo ci permette di avere un maggior controllo sulle operazioni che il nostro codice può fare e di evitare possibili attacchi o falle di sicurezza. Un'altra differenza importante con Node è che Deno supporta solo gli ES modules, mentre Node, nonostante supporti i modules, è ancora ancorato a CommonJS. Peraltro Deno può importare i modules direttamente via HTTP senza installare le dipendenze localmente, poi i moduli importati vengono serviti direttamente da una cache locale molto veloce. Naturalmente c'è piena compatibilità con le API web standard, quelle classiche del browser, quindi non ci sono grosse differenze nella compatibilità del codice eseguibile da Deno e da Node. Bene, ora sappiamo cos'è Deno, magari vogliamo usarlo per creare una web app, e per farlo ci servirà un framework, ed ecco che il team di Deno ha lanciato nel 2022 Fresh, che è un framework full stack che sfrutta il pattern delle Islands Architecture descritto da Jason Miller nel 2020, che se vi ricordate avevo descritto agli albori di questo podcast parlando di Astro, un altro framework JavaScript. Fresh è progettato per inviare zero JavaScript al client, al Bootstrap, e quindi renderizza la maggior parte della pagina lato server e poi lascia al client la responsabilità di re-renderizzare solo piccole porzioni interattive della pagina, dette appunto Islands, e usa Preact e JSX per il templating. Fresh ha anche degli altri vantaggi, ad esempio non ha una fase di build, il codice che scrivete è lo stesso che viene eseguito sul server e sul client, la compilazione di TypeScript e JSX avviene just in time quando serve, quindi i deploy sono super veloci. Inoltre il routing è basato su file system come in Next.js, e Fresh è uno dei framework front-end più starrati su GitHub l'anno scorso, quindi sta
rapidamente crescendo in popolarità. E quindi abbiamo messo insieme le informazioni base su Deno e Fresh. A questo punto possiamo apprezzare la news di oggi, ovvero che il team ha rilasciato Deno Saskit in beta, che è un template open source che vi fornisce tutte le funzionalità fondamentali che ogni SaaS richiede, come account utenti, flussi di creazione utenti, landing page, sezione prezzi, gestione delle sessioni del login, integrazione con Stripe per i pagamenti, endpoint API protetti e molto altro. Sul blog troverete nei prossimi mesi anche una serie di guide e di video su come utilizzare Saskit, e quindi credo valga la pena di seguire se siete affini a questi argomenti. Credo di aver finito, volevo fare una puntata molto leggera oggi, invece vedi, mi ha preso la mania di fare gli spiegoni, quindi grazie per aver seguito fin qui e noi ci vediamo alla prossima.